credetemi, io non so cos'è. Non so cos'è. Forse un 9 a 1, perché io qua conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. È un 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. È un 11 a boh, questi sono un miliardo di spire, quindi non lo so. Sinceramente, io non so cos'è. Questi sono i disturbi di rete. Il mio meraviglioso terrazzo, come vedete, è curatissimo. Molto ben curato. E qui azzeccato in questo tondino di ferro, ce ne sono due, vedete, uno è libero, c'è l'antenna con il filo rotto che penzola. E io vorrei farla arrivare di là, qua dietro. Mi piacerebbe tanto tirare dalla cima della canna da pesca, arrivare lì dove c'è questo filo. Questo è il tirante dell'Enel che vorrei sostituire, però qua potrei agganciarmi da qua fino alla canna da pesca, però attraverso questa proprietà che è un garage. E questa stradina che c'è qua sotto, qui sotto, che è comunale. Ed ecco qua, nylon bianco, filo elettrico marrone, verso la canna da pesca e siamo a posto. Direi che questo è il meglio che posso fare, potevo agganciarmi lì ma è più corto. E non ho altro dove agganciarmi. Il terrazzino finisce qui. Questa non è casa mia. E qua sotto io ho il tetto di tegole e non posso agganciare un cazzo qui. Anziché come tirante della UD330 mi sono attaccato abusivamente là. Ma è un tirante, non è un'antenna, quindi anche sti cazzi. Qua c'è un bello fax. No, non è un fax. Bello, mi piace. Bello, mai ricevuto così forte. Su alcune bande va molto bene. Vabbè, ma io godo. Anche questo mai ricevuto.
Cavo K. Temperature 12, dew point minus 10, QNH 1015. Sta merda della rete ce l'ho ovunque, qua. Ce l'ho ovunque, ce l'ho. È ovunque. A noi da macro. Questo no. E che cazzo è questa roba? Sui 13.418, vabbè. Rete. 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 Oido. È ovunque. Rete. Rete. E nacoi. È ovunque. Rete. 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 Addirittura ho un'armonica qua. Stazzi. Alla fine l'ho costruita seguendo questo documento. Dall'A ridivigevano. Veramente ben fatto. Spiega come fare, che lunghezza scegliere per un'antenna long wire, multipli da non utilizzare. L'antenna long wire è sostanzialmente un pezzo di filo tirato un po' come cazzo ti pare. E il balloon da utilizzare dovrebbe usare una di queste ferriti. Qui spiega bene le ferriti da utilizzare, come avvolgere i fili, fare il primo avvolgimento così, 28 spire, il secondo avvolgimento così, se non mi sbaglio, 6 spire, comunque è scritto qua, 9 spire, ecco. Poi unire questi e fare i collegamenti in questo modo, va bene, è abbastanza facile da fare, come vedete. Qui poi parla di chiuderlo molto bene, in creare un contenitore stagno, in modo che poi si può collegare in questo modo. Ma perché non mette a fuoco sta cazzo di telecamera? Comunque, si fa così, ecco. Questo documento è fatto molto bene. Io invece ho usato il balloon che si vede in questa foto che adesso metterò qui nel video. È un balloon che ho recuperato da un alimentatore switching di qualche tipo dalla mia cassa. Dalla mia cassa di rottami. Era grosso così all'incirca, vabbè, insomma, avete visto la foto che ho messo in prima nel video. Ho fatto il balloon, non ci sono entrati tutti gli avvolgimenti, né qui dice di farne 28 spire, ce ne sono entrate 26, perché evidentemente era più piccolo di questi che spiega di dover usare. Ce ne sono entrati 26, sti cazzi. Dopodiché ho fatto le altre 9 spire di sopra. L'ho collegato, sono andato sul tetto, l'ho montato. Ovviamente non ho creato una bella scatola così, ma ho usato del nastro adesivo. Ho usato del nastro adesivo del cavolo, dell'American tape, che tra l'altro non funziona neanche molto bene. Ho usato questo schifo per cercare di isolarlo un po', perché sta piovendo. Ovviamente quando faccio questi lavori cosa succede? Piove, è normale. Quindi sono salito sul terrazzo, mi sono preso tutta la pioggia, ho montato questo coso e ho fatto 2 tentativi, perché il primo praticamente mi si è rotto il filo dell'antenna che era vecchio, quindi ho sostituito, ho messo un nuovo filo, l'ho teso a V invertita, una roba tipo così, ma poi vi farò vedere. Il risultato è molto bello, il risultato è che ricevo belle cose. Specialmente su alcune bande ho molto silenzio e tanti segnali. Veramente bello, sì. C'ho tanta roba. Addirittura il segnale del tempo, che è questo qua. E ricevo molte più cose rispetto a prima. Tipo qua dovrei avere
il Volmet, il Meteo. Ecco, prima mi arrivava molto forte. No, lo si trova. Non me lo ricordo più dove si trova. Vabbè, insomma, ho una banda di ricezione molto più pulita, con meno disturbi, a parte ovviamente questi disturbi ricorrenti che sono dovuti... che cavolo, guardate qua che radar. Comunque, questi disturbi ricorrenti che ho purtroppo sono dovuti questi, agli apparati di rete, e non c'è verso di eliminarli. Ho provato anche col QRM Eliminator e adesso godiamoci questo bel radar. Sta telecamera di merda. E questa è l'attuale situazione antenne. Questa è la canna da pesca che uso semplicemente come supporto per questo filo, quindi sostanzialmente una long wire. Qui c'è il balloon ricoperto di nastro adesivo. Qui. E poi, beh, questa è la mia Diamond VD330S, questa la uso in trasmissione, mentre la canna da pesca è solo ricezione per ora.